Ciao e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di alimentazione intuitiva, in particolare vediamo 10 principi che ti possono aiutare a capire meglio questo tipo di alimentazione, soprattutto capire se fa per te. Allora, che cos'è innanzitutto l'alimentazione intuitiva? L'alimentazione intuitiva, detta anche intuitive eating, nasce alla fine degli anni 90, precisamente nel 1995 da due nutrizioniste che erano un po' stanche del classico concetto di dieta rigido le classiche diete le conosci insomma anche tu forse l'avrei fatta ecco diciamo che volevano dare uno stampo più naturale più libero all'alimentazione in particolare sostenevano come poi anche è anche stato dimostrato da alcuni studi che il nostro corpo umano sa precisamente gli alimenti di cui noi abbiamo bisogno quello che serve è ascoltarlo. Ecco, questa è una caratteristica che un po' si è persa in questi anni a causa dello stile di vita, dell'industrializzazione, della sedentarietà che si è progressivamente diffusa. Però, quindi, le due nutrizioniste volevano fare proprio questo. E vediamo adesso i 10 principi alla base di questo tipo di alimentazione chiamata un po anche dagli esperti anti dieta perché è proprio l'opposto di una dieta classica e poi cercheremo di capire se per te può andare bene in modo particolare vedremo quali sono le due macro categorie di persone che ci sono e se per loro va bene e quindi se tu rientri tra queste allora guarda me li sono appuntati tutti qua perché non voglio dimenticarmi nessuno voglio che tu abbia tutto chiaro il primo principio è fare passe con il cibo. Esatto, fare pace con il cibo cosa vuol dire? Che dobbiamo sbarazzarci da tutti quei pregiudizi, dal senso di colpa che è un po' stato inculcato che quando ti viene fame non devi mangiare, devi stare attento. Quindi devi fare pace con il cibo, ok? Questo è il primo principio su cui si basa Appunto dell'alimentazione intuitiva. Comunque, qua sotto, poi, in descrizione, ti metto il link di un articolo dettagliato che ho scritto su questo tipo di alimentazione. Così puoi andare a leggere anche i 10 principi. Ma andiamo avanti, sbarazzati della cultura della dieta, quindi togli dalla tua mente, o perlomeno cerca di metterla in un angolino la cultura classica che devi mangiare tutto pesato, devi contare le calorie, questo è uno schema rigido e alla lunga non ti porta a niente, sii libero, sii naturale. Terzo punto, sfida il tuo rigido io interiore, cosa vuol dire? Questa mi ha riguardato molto negli anni precedenti, in particolar modo una decina di anni fa, se sei una persona molto eh, rigida, che si dà molte regole, Può succedere che se fai una dieta dici ah quel cibo no, quel cibo no, quel cibo no, quel cibo no cioè ti trovi davanti magari a un sacco di cibi succulenti che a dirla tutta poi in realtà se ne mangi in modo moderato non farebbero quasi niente però il fatto che la tua mente ti dice no questo, no questo, no questo cioè questo porta anche a dei danni psicologici a lunga, te la vivi davvero male come ti dicevo ci sono passato perché... In passato ero molto per le diete, ne ho fatte tantissime e, e come posso dire il mio io interiore aveva imparato in un qualche modo, già naturalmente era predisposto, però mi diceva questo no, questo no, questo no. Il mio rapporto con il cibo c'è stato un momento che era veramente un incubo, cioè, veramente è stato qualcosa di disastroso, quindi cerca di essere più leggero, più naturale di ascoltare il tuo corpo. Andiamo avanti, vado velocemente, eh. poi ti ripeto, qua sotto è l'articolo dove te li riassumo, te li vado a dire tutti per bene. Siamo giunti al 4. Onora la tua fame. Onora la tua fame cosa vuol dire? Mentre tutte le diete ti dicono, eh ma sei fame, no, fai pensare ad altro, bevi, eh, non pensarti, devi fare altre attività. Qui l'alimentazione intuitiva, partendo dal presupposto che il tuo corpo sa bene cosa è meglio per lui, ascoltalo. Se la tua fame è naturale, è una reale fame, allora mangia qualcosa, il tuo corpo ti potrà solo ringraziare. Se invece è una fame indotta da noia o perché comunque tutti quelli che è intorno stanno mangiando, allora ma ignora, vai oltre, provaci perlomeno. Quinto punto: smetti di mangiare quando sei sazio, anche qui rifletti tutte le diete. Ti dicono di mangiare, scusa di smettere di mangiare prima che raggiungi la sazietà quindi di rimanere sempre con un po' di margine. Questo può andare bene vale una o due volte, ma ti assicuro, io l'ho fatto tantissimo. Se lo fai per dieci volte, lo fai un mese, lo fai sei mesi, lo fai un anno, ti assicuro che arriva al livello mentale che non ce la fai più. Sei pieno perché un po' più un po' più un po' più un po', più un po' ti riempie e quindi. Scusa il termine, sbotti letteralmente di testa, ok? Interrompe la dieta, inizia a mangiare, ingrassi, poi ti botto, magari smetti di mangiare di nuovo e dimagrisci, fai un pendolo che, dal punto di vista della salute, non ti porta a niente. Quindi, quello che ho scoperto è che, alla fine, mangiare in modo naturale fino a quando sei sazio, la reale sazietà è vincente. Andiamo avanti con il punto numero 7, no scusa il numero 6, mi stavo perdendo anch'io. Mangia anche ciò che ti soddisfa. Molte diete ti dicono di mangiare a volontà frutta e verdura, perché tanto fanno bene, non hanno calorie, non ti fanno ingrassare. Per carità, è giustissimo questo. Però c'è un problema. Il problema è quello che dicevo prima, che anche la tua testa ha bisogno di essere appagata. Se tu mangi solo cibo salutare... Quindi pensi solo al corpo e non alla mente, è un problema molto grosso. D'altronde, già i latini dicevano mens sana in corpore sano. Rispetta questo principio e magari ogni tanto, anche 3, 4, 5 volte a settimana, come d'erazione, concedeti qualcosa che ti appaga: un dolce, un pezzo di pizza, un altro snack, non lo so. Quello che ti appaga. Okay? andiamo avanti. Punto numero 7. Considera il cibo neutrale. Questo punto è, penso, uno dei più importanti. Oggi, infatti, mangiamo molto in modo reattivo, in modo emozionale, siamo stressati perché magari la giornata è andata male, ci hanno rotto le scatole e ci sfoghiamo sul cibo, ok? Al contrario, quando siamo felici, mangiamo, eh, abbiamo più voglia di mangiare cibi salutari. Ok, l'alimentazione intuitiva vede il cibo semplicemente come un mezzo per nutrire il corpo. Quindi, dopo un po' che la farai, non verrà subito, eh, te lo assicuro, ma verrà dopo un po' imparerai a vedere il cibo in modo neutrale. Lo vedrai come un, una semplice benzina per mandare avanti il tuo corpo da mettere nella macchina, ok? E questo, a mio parere, è bellissimo perché smetti di essere reattivo ma sei proattivo, vedi il cibo appunto come una semplice benzina, con uno strumento. Andiamo avanti, punto numero 8. Tu vali sempre e comunque. Anche questo punto è molto importante. Vali sempre e comunque cosa vuol dire? Oggi nell'immaginario collettivo ci hanno abituato a pensare che se mangi in un certo modo, ti alleni in un certo modo, allora sei figo. Se invece mangi male... O, o comunque sgarri, piallini eh, come al contrario di come dovrebbe essere, allora non vale niente. No, l'alimentazione intuitiva parte dal principio che in questo mondo cioè, tutto va bene, ognuno è fatto a suo modo, quindi indipendentemente da quello che fai va bene, stai sicuro che vale lo stesso, ok? Andiamo avanti, punto numero 9, muoviti in modo intuitivo. Questo punto mi riguarda molto da vicino. Perché su questo ci ho creato anche un sistema, o meglio, un antisistema che tra poco ti dico. Comunque, parte dal punto che dovresti muoverti senza forzare. Per carità, forzare ogni tanto va bene, serve a scoprire anche nuovi limiti, nuove cose di se stessi. Ma quello che ti consiglio è fare l'attività a cui propendi di più, ti stimola di più. Se ti piace allenarti all'aria aperta, a corpo libero, con i manubri, con le TRX o con altri piccoli attrezzi, ho creato proprio sulla base di questo principio un antisistema di allenamento che è il contrario di tutto quello che c'è. Praticamente si basa sul principio della confusione muscolare. Hai sempre allenamenti nuovi, ogni settimana hai tre allenamenti nuovi. E li puoi adattare benissimo, non c'è giusto o sbagliato, puoi adattarli con elastici, con TRX manubri. L'importante è che rispetti il movimento globale e in questo modo nel tempo, sono 12 settimane in particolare, il tuo fisico andrà a migliorare. Sarà più magro, più tonico, più definito, con meno grasso, sarai più energico, più performante. Quindi se questa idea ti alletta, ti invito a provare il sistema gratuitamente sotto ti mette il link, sto parlando di TriFit Challenge, qua trovi il link provalo, sono allenamenti brevi di 20-25 minuti, ok? Arriviamo all'ultimo punto che è proprio, diciamo, il punto riassuntivo di, tutto, di tutta l'alimentazione intuitiva che è quella di nutrirti secondo la legge 80-20. Anche qui cosa vuol dire? Mangia per l'80%? Cibi che sono sani per il 20%, cibi che invece possono anche non essere sani, o possono essere considerati il classico sgarro. Cosa vuol dire? Partendo sempre dal presupposto, dalla frase che ho detto prima, mens sana in corpore sano, devi cercare di avere questo aspetto olistico, globale, ok? Quindi, da mangiare sia il tuo corpo cibo sano, verdura. Frutta, carni bianche, semi, ok, va benissimo ed è giustissimo questo a alti livelli di energia, però al contrario delle diete classiche, anche questa ha bisogno di mangiare. Succede infatti spesso che mangiamo solo il cibo salutare e dopo un po' sbottiamo qua, non ci stiamo più dentro, magari fisicamente stiamo bene, vediamo i risultati, cavolo, li vediamo sì, eh, però qui non ci stiamo più, non riusciamo più a reggere questa rigidità di schema quindi fai quei 3 4 o anche 5 sgarri a settimana e mangi i cibi che ti piacciono pizza dolci o altri snack ok quindi questo è tutto però ultima cosa quindi ma è adatta a tutti a chi è adatta questo tipo di alimentazione allora ci sono due macro categorie la prima le persone che hanno 5 di al massimo 4-5 kg di sovrappeso sono per l'opinione salute. Ok, magari c'è qualche piccolo acciacco, mal di schiena o cervicale. Comunque, qui te la c'è sempre dei video molto utili. E per questo tipo di persone va molto bene questo approccio alimentare: basta che gradualmente ti abitui ad ascoltarti. Secondo gruppo, invece, persone che hanno 10-15 kg di sovrappeso o anche di più, e o magari hanno anche patologie diabete o altre sindrome, allora no, non va bene questa alimentazione questo tipo di persone hanno perso un po' la naturalezza del proprio corpo è importante riprenderla, per questo ti consiglio un approccio classico e magari di farti seguire anche da un medico nutrizionista okay? quindi per oggi è tutto, io spero che tu abbia capito se questo tipo di alimentazione può fare per te o se rientri nel gruppo di persone che devono un po' essere rieducate alla naturalezza se eh, il video ti è piaciuto clicca un bel pollice in su, condividilo con i tuoi amici, mi raccomando prova Tiffy Challenge, sarà veramente qualcosa di incredibile, qua sopra ti puoi iscrivere, qui trovi essenzialmente quello che riguarda corretta alimentazione, corretta postura e corretto allenamento, il tutto per vivere uno stile di vita al top. Io ti ringrazio, ci vediamo nel prossimo video, ciao da Mattia.